Cittadini del mondo, bentrovati. I tempi bui che la pandemia ci sta facendo attraversare saranno scritti nei libri di storia. Tutto il mondo ricorderà per sempre questo 2020 come uno dei peggiori anni del secolo, e non solo per il coronavirus ma anche per altri tipi di situazioni che molto spesso passano inosservati, la sicurezza informatica e la privacy di ogni singola persona. Non c'è solo la pandemia da Covid, c'è una vera e propria pandemia digitale, guerre spietate, invisibili agli occhi degli utenti non addetti ai lavori, che ogni giorno mietono milioni di ignari vittime. Basta informarsi un minimo per capire quanto la tecnologia sia parte integrante della nostra quotidianità e quanto essa possa essere letale. Parallelamente al coronavirus, gli attacchi informatici sono cresciuti approfittando appunto di questa situazione paradossale. Le ultime notizie del mondo digitale riportano come black attackers abbiano usato il Covid per creare attacchi di ogni tipo, dal phishing alle fake news e siti web imbottiti di virus di tutti i tipi, e come sempre gli stessi, provenienti da tutto il mondo, stiano in tutti i modi cercando di trovare informazioni riguardanti futuri vaccini e cure. È inoltre noto che piattaforme come YouTube, Facebook, Instagram, Google e derivati abbiamo avviato una task force di censura dittatoriale, oltre ad essere piattaforme di violazione di privacy e sicurezza, quindi non sono sicure. Molti canali verranno chiusi, anche senza spiegazione, per mettere a tacere la verità, la libertà di espressione, di parola e di pensiero. Sono mesi, anni, che ormai vi stiamo avvisando ed i tempi iniziano ad essere stretti. Se l'italiano continua a non ascoltare, è con grande rammarico dovervi dire che questa nazione non ha speranza di salvezza. E in queste condizioni, con la mentalità dell'italiano medio, non tutti potranno essere salvati. Questo però, non significa che non si debba continuare a lottare, per la propria libertà, per la pace, per la giustizia, per la verità e per l'uguaglianza e rispetto degli esseri umani. Continueremo a pubblicare video, nella massima positività e senza paura, fino a quando non chiuderanno il canale. Perché anche quando la speranza, sembrerà essere svanita, noi ci saremo. Noi non molleremo. Noi siamo il popolo. Noi siamo la speranza. Noi siamo la resistenza. Noi siamo gli esseri umani uniti. Noi siamo legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettaci.